Signore e signori, buonasera. Quando Buonasera, è arrivato Natale! dici che parli male, perché quando No, qui quella mi mi è uscita proprio senti, e brutta. perché invece questa ti è uscita benissimo. È un sacco di tempo che non ci vediamo e per quale motivo lo scoprirete dopo. Lo scoprirete dopo. La sigla. Allora, oggi è l'Immacolata, 8 Immacolato Punget. dicembre, e noi abbiamo saltato una settimana di video. Perché? Perché Siamo stati abbiamo impegnatissimi. avuto una disgrazia. Noi stavamo facendo il Ah. video. Stavamo facendo il video. Dovete sapere che sabato scorso siamo andati a Milano. Milano già addobbata a festa e cose del genere, dovevamo festeggiare il nostro amico Salvatore con il suo compleanno. Perché diventava vecchio. E quindi siamo andati a fare una bella passeggiata, dovevamo comprare un O almeno regalino. questo era E almeno l'intento. questo era l'intento. Beh, allora, cominciamo a vedere il video di tutto quello che abbiamo fatto a Milano fino a prima della tragedia. Vai. Buonasera a tutti, signore e signori. Siamo sul corso Vittorio Emanuele di Milano e mentre imperterrita, imperversa una manifestazione Novax a Piazza Duomo, perché siamo quasi all'arrivo anzi già stato varato il decreto per il Super Green Pass e intanto la benedetta variante, come si chiama? Omicron. Omicron arriva ferocemente, speriamo che non arrivi in Italia. Noi continuiamo. Dicevano che è arrivato in Campania stasera, eh? Siamo, come abbiamo detto, nel corso Vittorio Emanuele, il salotto chic, splendido salotto della Adesso moda vado da di Zara. Milano. No, tu adesso non vai da Zara, io dico, Sì. non ti ci porto. Dobbiamo andare all'Alcott. Perché? Perché dobbiamo fare un regalino. Perché? Perché? Ci siamo aperto. Perché? E allora? Vuoi dire qualche cosa? Dai, rispetto. Stasera è una bellissima serata, si sta molto bene, ma preannuncia pioggia. A noi piace un botto. E quindi procediamo e andiamo a vedere se troviamo qualcosa di carino, spendibile all'Alcott. Andiamo. Siamo entrati all'Alcott in tutto natalizio naturalmente e vediamo la nuova moda, cioè Babbo Natale, salve. Andiamo, procediamo. Forse potremmo comprare un collo. Quale collo ci vediamo? No, questo è nero. Ah, è nero? Primera. È nero. A posto, ci sono anche meglio di Natale, regalino comprato e rosario alla cassa. Ah, sì, vabbè, se l'è comprato anche per lui il regalino, cioè cosa? Abbiamo scoperto che Alcott è della stessa catena di Goodrich. Ah, però, sono sciarpe e cappello USA, molto carino. Io muovo. Ma Montella. Fai vedere. Oh, mi piace? Era in super saldo, quindi non poteva non comprarsi. Puoi fare, guarda, vuoi dei maglioni così. No, pungono. E dopo le nostre spese folli, folli, giriamo lo sguardo sempre a una delle cose più belle che ci sono in Italia, il Duomo di Milano, e guardate a fianco il Palazzo Seghe con tutte le luminarie di Natale che cominciamo, cominciamo. Allora. Dunque, capite, sì. Stanno anche montando il mercatino di Natale. Bene, vedremo a vedere. Può essere più tosto. Infatti facciamo vedere com'è carino il palazzo. Molto carino. Tutti fanno le foto, infatti. Procediamo dal Duomo, dalla Madonnina che è lì. Andiamocene verso un'altra destinazione perché voglio farvi vedere una fermata della metropolitana che in questo momento è stata particolarmente addobbata di cartelloni pubblicitari e vi faremo vedere di cosa. E ci troviamo a Porta Venezia Station e qui la fermata molto rainbow è, eccoci qua, Drag Race Italia. È meraviglioso, il nostro mitico Mariano Priscilla Drag. Stupenda, meravigliosa, con tutte le concorrenti in questo quadro, possiamo dire, una cosa autorizzata,
roba vitelliana. No, perché sia troppo troppo chic, meraviglioso. Lo voglio anch'io questo quadro, proprio lo voglio. E da quest'altra parte il secondo sachet away, che significa vattenne, perché probabilmente hai fatto struzzate, come dice Mariana. Usciamo di là, andiamo, procediamo. E qua abbiamo Shantay, you stay. Allora, stavamo dicendo, commentiamo un pochino Drag Race Italia. Intanto il format è identico a quello americano, perché così ha voluto RuPaul, così deve essere. E poi che mi siede personalmente tutte le puntate. Finalmente Amen ci voleva, è arrivato anche in Italia uno show che può mettere in luce tutto ciò che è il mondo l'arte drag. L'arte delle drag queen, nonché anche la vita di queste ragazze, la forza d'animo e tutto quello che hanno dovuto investire per poter diventare quello che sono. Bene, chapeau. Procediamo. Con Porta Venezia alle spalle, adesso siamo sul corso Buenos Aires. Abbiamo 34 minuti circa per arrivare a un nostro appuntamento di aperitivo a Pasteur, che sarebbe fra tre fermate di metro, però il facim non a per. Li facciamo a piedi. Andiamo. E fine qua, tutto a posto. Come abbiamo spento il video, mi colava il naso perché faceva un freddo di pazzi. Tra parentesi, oggi nevica qui fuori, dopo vi facciamo vedere. Allora io dico: Rosario, il naso sotto la mascherina, già sono quelle cose allucinanti. Rosa, ti prego, dammi un fazzoletto di carta. Prendilo, è nello zaino. Lo zaino che era dietro. Vado dietro di lui, lo zaino aperto, immediatamente ci viene l'attacco di panico perché capiamo subito. Mi hanno fregato il portafoglio. Sono riusciti a borseggiarlo o a scipparlo, come si dice? Non lo borseggiare, so. Borseggiare, mi scippo, te lo sono andati dietro, azzeccati. Io avevo detto. Ma non in un luogo affollato, non c'era nessuno. Ma comunque, corso Buenos Aires, a lato, altezza, piazza Loreto. Quindi una tragedia, si consuma la tragedia, però siamo stati fortunati, però perché intanto non hanno preso il mio portafoglio, che era nello zaino, infilato più giù, ma hanno preso quello suo che era soprattutto. O canamuzzo con stracciato. Ma lo stracciato, fortunatamente, aveva le carte di credito in tasca, perché non ci sono mai nel portafoglio, non aveva una beata lira perché non aveva prelevato. No, perché ne tiene, perché non avevi prelevato. No, io come il mio confidente, sono il marito dei presidenti, se non li dai io. Quindi praticamente stavamo, c'è le carte di credito, si è fregato sui documenti, patente, carte di identità e codice fiscale che ci serve, tessera sanitaria che ci serve pure per fare la terza dose di vaccino, per fare la vaccinazione. La vaccinazione si fa a casa. Ah vabbè, scusa. Meno male che l'hai fatta ieri. Abbiamo la terza dose con la Moderna, il richiamo di Moderna. Infatti guardate, stasera mi sento donna moderna. Allora, e quindi non vi dico come sta. La tragedia, ma gli viene l'attacco di panico, proprio una disgrazia completa. Non si faceva capace, arrivano i nostri amici, gli intossichiamo la serata. Perché noi dobbiamo andare al, non lo so, si chiamava così. Questo locale. Insomma, scegliere come l'accendo. E arriviamo là e ci sediamo, arrivano tutti gli antipasti, aperitivi eccetera, il Rosario non tocca niente, guarda fisso, non ci può pensare, trema la rabbia, la tragedia, la paura, insomma, otuossico. Abbiamo fatto passare la schifezza di compleanno a Salvatore. Tato! Molto male. Dobbiamo il giorno recuperare. Dopo andiamo dai carabinieri. E facciamo la denuncia. Il timer non è ancora suonato. Okay. Andiamo a fare la denuncia. E che cosa? Quindi, meno male che avevo tutte le fotocopie. Il giorno dopo, che era domenica, quindi facciamo la denuncia domenica mattina. No, ho fatto la denuncia, siccome era domenica non avevamo le foto, quindi non ho fatto la richiesta per riavere la patente, che sarebbe stata una tragedia. Anche perché noi, vi ricordiamo, siamo residenti a Livorno, quindi tutto ce l'avrebbero rispedito a Livorno, ma con tutto quello che abbiamo da fare qua, sarebbe stato immaginabile questa cosa. E quindi già ci stavamo disperando, domenica sera
mi messaggia su Messenger una persona, dice: io ho trovato portafoglio di Selcia Rosario. Chi sarà? Cosa sarà? Sarà l'impostore? Perché la gente è onesta, sarà il cavallo di ancora? Sarà il cavallo di ritorno? Non sappiamo, invece subito ci siamo suggerati, no, vabbè, che era un caro ragazzo che ci ha chiesto, vale, poi di seguirci. L'abbiamo telefonato e lui ha detto che ha trovato questo portafoglio, che meno male che il malintenzionato, quando secondo ha me si è intossicato, il portafoglio si è intossicato, meno male che l'ha buttato per terra e non l'ha buttato nel bidone dell'immondizio, perché se l'avesse buttato nel bidone dell'immondizio, quindi sto ragazzo l'ha trovato? L'ha buttato per terra davanti alla saracinesca di Pittarello e quindi l'ha trovato con la carta d'identità da un'altra parte, quindi cioè praticamente ha rimesso insieme i pezzi e noi siamo riusciti ad andare a riprendere il portafoglio, abbiamo ritirato la denuncia, tutto a posto, e ci siamo andati anche a fare la vaccinazione terza dose. Torniamo a terra. Con questa terza dose, devo dire la verità che non ci ha fatto granché male, eh? Insomma, solo un po' di indolenzimento, ma tutto a posto, niente di che. Allora noi per festeggiare abbiamo preparato... Tu puoi festeggiare, che mezzo un mezzo mezzo. Abbiamo preparato una chiffon cake, andiamo a vedere la cottura perché è una torta un po' particolare. Guardate, non si riesce a vedere l'altezza della teglia, l'altezza è proprio alta, 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 altissima. E ci siamo quasi, deve suonare, quindi aspettiamo un po' perché c'è un'operazione difficile che dobbiamo fare. Anzi, difficilissima, perché la chiffon cake che si fa nella sua specifica teglia, prendete da Giallo Zafferano la ricetta, noi abbiamo comprato stamattina la teglia atta e adatta, c'ha dei piedini... che servono per rovesciare la teglia e far stare siccome la porta è molto per pesante, due ore almeno a raffreddarsi prima di staccarla. Dicevo, teglia che non va né imburrata né infarinata, quindi è tutto così al natura. Andiamo a vedere che succede. Ma questa deve essere girata però. Girata, appunto. Si prende. E non si è facile. Allora, prendiamola questa cosa qua. Sarà cotta? O è troppo bianca? Sarà tutta. Ok, a questo punto mettila qua su. E adesso, ma vogliamo fare uno stuzzicadente? No! Tutta, no? Tutto a posto. Vabbè. 1, 2, 3. Madonna santissima. Abbiamo fatto questa cosa. È caduta già. Oh! È caduta. Forse non è cotta. La pupazza, spegni! Non so se è normale che si è staccata da sotto e ha fatto così, e questa mostra il raffreddamento, ma vedremo. Sempre problemi, credo. No, vabbè, quello ma anche si butta, non è che non c'è problema. Si è staccata tutta! E senza olio, e senza grasso. Com'è possibile? Funziona così bella. Vabbè, speriamo che non scenda. Scenderà? Cioè, bella. Dal disastro al disastro. Purtroppo non è venuta bene, perché secondo me ancora era cruda, si doveva tenere ancora. Secondo me non hai seguito le regole. No, le ho seguite perfettamente, non incominciamo. Dovevamo guardare dallo specchino. No, secondo me fai peggio. Con questa fai peggio. Alla lama liscia non taglia. Prego, accomodati. Questa lama non taglia proprio. Vai. Ne levo una fetta. Sì. Che secondo me sarà cruda da dentro. Vediamo. In realtà quella cioè, essendo caduta in giù, si è appoggiata sulla parte. Cioè, doveva ossigenarsi, però è crollata. Vabbè, assaggiamo. Marullo. Metti qua. Vediamo un po'. Vabbè. Buona. Sì. Devo dire? Buona. Che buona. Peccato che la riuscita oggi, però. Miglioreremo la prossima. Miglioreremo. Con questi sentimenti abbiamo fatto anche l'albero di Natale. Facciamo vedere fuori che nevica. Anzi, non nevica più. Fuori nevica, forza. Più ecco. Di questo non si vede. Ah no, sì, nevica, guarda. Non so se si vede. Sta nevicando. Sì. E con questi sentimenti. Buona immacolata a tutti. Che vuoi dire? Ciao a tutti, alla prossima. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Siamo ancora all'Immacolata.
Vabbè, ci andiamo.